Buonasera, bentornati a Game Over, buonasera alla nostra Eugenia. Buonasera a tutti. Prima puntata dell'anno. Prima puntata del 2016. Hai festeggiato bene, sì. Sì, benissimo. Grandi festeggiamenti. Giustamente un ospite diceva oggi dovevi venire almeno, non so, un po' di rosso, c'era un po' dell'aquila, un po' del terra, invece tu hai scelto il blu. Sullo sfondo blu della nostra scenografia. Allora anche oggi parleremo, racconteremo quello che è accaduto ieri, poi ce lo dirà la nostra Eugenia, lo faremo con i nostri ospiti. Intanto ringrazio Pietro Baldassare, Simone Deusagno e Francesco Graduato ai messaggi e vi ringraziamo perché ancora prima che la trasmissione inizi, già sono arrivati diversi messaggi. Sì. Segno ormai quel numeretto che vogliamo ricordare? 340 1180 370. Lo avete memorizzato a tal punto che diventa insomma un punto di riferimento. Ci fa piacere. Ieri è ripartito Studio Stadio, domani ripartirà Biancorossi. Vi anticipo che ci saranno diversi ospiti, tra cui il direttore generale l'amministratore delegato, scusate ma io con le cariche faccio un po' di confusione, Daniello, ma ci saranno anche altri ospiti che faranno parte del salotto di Andrea De Luisi, dicevo ripartito sullo stadio, ma oggi intanto presentiamo i nostri ospiti. Certo, abbiamo con noi questa sera Gaetano Lombardino, giornalista del Centro. Ciao, buonasera a tutti. Aldo Fattore, opinionista. Buonasera. E Mirko Mazzagatti, oggi allenatore del Mociano, ex giocatore del Teramo. Salve, buonasera. Purtroppo mi dispiace che ho invitato Mirko proprio oggi, che non è andata benissimo col Mociano. Effettivamente. Però ci sono state altre occasioni in cui, dai, parliamo un po' di tutto quello che... Recupereremo certo. Un po' di tutto quello che è accaduto. In sintesi, che è accaduto tra questo sabato e questa domenica? Allora, in Lega Pro il Teramo non va oltre lo 0-0 casalingo contro i toscani del Pontedera. Invece buona la vittoria dell'Aquila che vince contro la Lupa Roma 2-1. Arrabbiatissima tra l'altro la Lupa Roma per le decisioni arbitrali, poi le vedremo. Invece in Serie D il San Nicolò perde in casa del Chieti 0-0, spareggia 0-0 in casa del Chieti. E invece il Giulianova non riesce a vincere contro il Matelica, brutta sconfitta, infatti perde 4-0. Veramente brutta sconfitta, una squadra che sembrava essersi un po' ripresa nell'ultima gara del 2015, poi è andata malissimo in questo avvio di stagione, prima con il Fano e poi col Matelica. Vediamo prima insieme tutti i risultati di questa giornata, intanto vi dico che il Pisa pochi minuti fa ha vinto l'ultima gara del girone, quindi diciamo che la SPAL fugge, ma adesso la vera inseguitrice è probabilmente il Pisa, perché la Maceratese ha perso e se leggete sui siti maceratesi, la presidentessa della Maceratese ha fatto lo show, ha detto mi sono vergognato di questi ragazzi, ne potrei mandare via anche 10, però questa è una squadra che è seconda in classifica, andiamo a vedere i risultati in classifica. Questi presidenti vulcanici, va bene, andiamo, vai. L'Aquila Lupa Roma 2-1, Savona Prato 1-0, Teramo Pontedera 0-0, Sant'Arcangelo Maceratese 1-0, Tutto Cuoio Spal 0-2, Arezzo Rimini 2-0, Carrarese Lucchese 1-0, Ancona Siena 0-2, Pisa Pistoiese 2-0. Era l'ultima giornata del girone d'andata, vediamo la classifica. Spal 37, Pisa 32, Maceratese 30, Ancona Carrarese 27, Siena 26, Pontedera 25, L'Aquila Tutto Cuoio 23, Arezzo Lucchese Prato 20, Sant'Arcangelo 19, Rimini Teramo 16, Pistoiese 15, Lupa Roma 10, Savona 4. Mi fermo un attimo sulla classifica prima di andare in D, lo facciamo adesso che siamo al giro di boa. Vi ricordiamo che la prima viene promossa direttamente, seconda e terza ai playoff, la quarta soltanto se ha un punteggio superiore a quella del girone A o del girone C, cioè vanno le due migliori quarte. In questo momento, come l'anno scorso, l'Ancona sarebbe fuori perché sia nel girone A che nel girone C i punti della quarta sono 30. Nelle zone basse l'ultima retrocede direttamente, penultima, terzultima, quartultima e quintultima, purtroppo in questo momento Rimini, Teramo, Pistoiese e Lupa disputerebbero i play-out, due scenderebbero. Andiamo in Serie D. Avezzano San Benedettese 1-2, Campobasso Amiternina 2-0, Castelfidardo Recanatese 1-1, Chieti San Nicolò 0-0,
Fano Agnonese 1-0, Fermana Jesina 4-1, Matelica Giulianova 4-0, Monticelli Folgore 2-1, Vispesa Isernia 3-0. Classifica anche qui. San Benedettese 45, Matelica 39, Fano 37, Campobasso 29, San Nicolò 28, Jesina Monticelli 27, Chieti Folgore 26, Avezzano Fermana 24, Isernia 23, Recanatese 22, Castelfidardo 20, Vispesaro 19, Agnonese 17, Giulianova 15 e Amiternina 14. Chiudiamo con il campionato di eccellenza, risultati e classifiche di questa giornata, 19esima. Celano Paterno 1-3, Cupello Capistrello 1-2, Martinsicuro Torrese 1-1, Miglianico San Salvo 0-0, Montori 88 Vastese 0-1, Pineto Acquestapone 3-0, Angolana Morrodoro 3-1, San Buceto Albadriatica 0-0, Valdisangro Francavilla 0-2. Francavilla vinto. Tuo Francavilla, vero? Classifica. Vastese 45, Paterno 42, Pineto 35, Martinsicuro 33, Morrodoro 32, San Salvo 31, Angolana 29, Capistrello 27, Miglianico 26, Albadriatica Cupello 24, San Buceto 21, Montori 88 20, Torrese 19, Francavilla 17, Valdisangro 16, Celano 11, Acquestapone 10. Allora vi dico già adesso che noi manderemo in onda i vostri messaggi, ovviamente se ci sono delle offese questi messaggi vengono cercati. Destinati. Aldo Fattore è stato con noi due mesi fa, abbondante. No, di più era. È venuto il giorno che il Teramo ha perso in maniera non meritata di perdere col tutto cuore. Col tutto cuore, insomma, lo sono passati più di due mesi, sì. Sono parecchi. E dicesti che sarebbe stata un'annata. Dissi allora che per il Teramo sarebbe stato un campionato, queste parole ho usato, lacrime e sangue. E purtroppo avevi ragione. Poi, quando la trasmissione è finita, eravamo fuori dalla. Ti dissi, se fossi stato io il presidente Teramo, una volta che è successo quello che è successo, avrei cambiato tutti i giocatori. Perché io ho una mia idea, che anche con la Padula e Donnarumma, se ci fossero stati quest'anno, sarebbe stato lo stesso un campionato di lacrime e sangue, perché i giocatori comunque hanno vinto un campionato. Qui abbiamo un ragazzo, lui ha giocato. I giocatori mentalmente erano già preparati a fare un campionato di categoria superiore. Non è facile. Quindi adesso ripensarsi in Lega Pro. Non è assolutamente facile. Poi è chiaro che il campionato adesso è quello che è, mi risulta che comunque il Teramo in casa le sue partite le stia facendo. Io per esempio vidi che dal vivo la partita col Pisa. Che è stata però la migliore partita del Teramo, poi è stato un po' in discesa le prestazioni. Purtroppo poi c'è sempre, i tifosi hanno sempre negli occhi la Padula, Donnarumma, che poi continuano a segnare nelle nuove sedi. In più il gioco, questo io non posso dire gioco, ma lui ha giocato fino a. È così o no? I giocatori? Sì, sono. O no? Sono d'accordo. Psicologicamente, ecco perché io te lo dissi proprio, te lo ricordo. Sì, come no? Li avrei cambiati. Purtroppo non è stato fatto ed è chiaro che adesso Vivarini e Somaro, i giocatori non. Ma non. Certo, la classifica preoccupa. Comunque anche cambiare. Non è così. Anche cambiando tutto, non è detto che si risolvevano le cose. Cioè, voglio dire, poi. Parlare adesso è anche semplice, però giustamente è chiaro che il contraccolpo psicologico nel giocatore che si vede arrivare in un mondo proiettato, in un mondo totalmente diverso da quello che è la Lega Pro, perché la B, però questo ecco, magari lo possiamo pensare noi, poi le teste dei giocatori ci però sono. Però adesso ormai non dovrebbe essere da parte, ormai siamo all'ultima giornata. Sì, però dopo succede, questo per esperienza mia, succede che non riprendi più magari il filo che avevi l'anno prima, dove tutto funzionava, sì, il solito discorso, la Padula, Donnarumma, che comunque erano grossi giocatori, però tutto il resto funzionava perché magari le cose andavano bene, quindi i problemi non ce n'erano o si mascheravano bene, magari quest'anno qualche problemino viene fuori più facilmente, questo è il discorso. Al punto vi chiedo, poi magari. Sento anche Gaetano, al punto da potersi aspettare questa classifica, perché credetemi, 16 punti, ha fatto 22 punti, ne ha fatti 22, però se adesso vediamo la classifica, aggiungendo questi 6 punti, comunque stai lottando al centro della classifica, non è che stai facendo un grande campionato. Mettiamo l'attenzione sui 6 punti, questi 6 punti, glieli daranno? Perché qui sta federazione. Qui abbiamo Gaetano Lombardino. Voglio fare questa domanda. Praticamente in Italia gli unici delinquenti sono Teramo e L'Aquila. No, domani inizia l'altro processo. Teramo, 6 punti. L'Aquila, ho letto sul Messaggero oggi, che addirittura Mancini, non so se sia il dirigente o il giocatore, che ha detto che addirittura si aspettano 5-6 punti. Ma
Diciamo Gaetano che domani gli inizierà il Livorno, processo per responsabilità oggettiva. Il Catania che hanno giocato col Catania, tutte quelle società, Livorno che l'hanno scorso col Catania, pare, che fine hanno fatto i punti? Anche quindi dovrebbero tutti avere punti per l'indicazione, io non ho capito niente. Guarda, io credo che questo discorso dei punti stia influendo anche sul rendimento del Teramo, perché è chiaro che quando vai in campo e tu quella classifica la vedi e sei terz'ultimo, quart'ultimo, influisce, è inutile che i giocatori dicono non guardiamo la classifica, certo. La classifica la guardano e come. Certo. E non avere già adesso quei sei punti, a me se non concesso e te li ridanno, avrebbe dato al Teramo un approccio mentale alle partite diverso. Invece arrivare adesso a fine girone di andata sempre anche con l'alibi, questo, non tanto perché ridanno tre, tra l'altro pensando che te li ridanno i punti, esatto. È anche peggio forse, secondo me per il calciatore è tutto negativo, mentalmente è negativo, poi ripeto, possiamo dire allora tutto. Diciamo subito per la notizia, no? Domani inizierà il processo relativo a tutte le responsabilità oggettive, per capirci, sì. L'Aquila, Sant'Arcangelo, Prato, anche se giustamente i dirigenti del Prato hanno bacchettato un po' alcuni organi di stampa anche nazionali dicendo noi non abbiamo una responsabilità oggettiva ma una responsabilità presunta, quindi un gradino meno grave, diciamo così. Però domani inizierà questo processo che dovrebbe concludersi nell'arco di 3 o 4 mesi. Processo farsa. Quindi siamo ad aprile. Il discorso legato al Teramo, a questi famosi punti, è ancora tutto bloccato perché non sono state comunicate le motivazioni della sentenza del CONI. Quindi dovranno essere comunicate le motivazioni. A quel punto i legali del Teramo si baseranno su queste motivazioni e si potrà arrivare a una riformulazione della pena. Quindi sarà un meno 6, sarà un meno 4, sarà un meno 2, sarà un meno 1. Sarà zero, ragazzi. Sì, comunque sono tutte situazioni assurde. Comunque sia che non fanno bene. Sicuramente. Secondo me diventa un alibi pericoloso per i giocatori. Tanto alibi, mi ridanno dei punti, no? Sì, però ti ripeto, l'alibi sì, ci può stare, però sono professionisti, quindi non sono così stupidi da. Però voglio dire, nella loro mente, nella loro testa, magari, anche non accorgendosene, però magari si instaura un qualcosa di dove tu vai, no? Comunque sì, è vero. So che a perderti un attimino, no? O magari ecco, loro hanno 16 punti, Teramo ha 16 punti, una squadra che in questo momento deve lottare col coltello tra, certo, i denti. Come stanno facendo con i 16 punti che ha? Squadre come il Sant'Arcangelo, che ieri ha battuto la Maceratese, certo. Cosa che purtroppo il Teramo non sta facendo. Comunque io mi auguro che Gravina, che sono contento che sia stato eletto, perché è una persona. Altro argomento tu hai tirato fuori. Ma no, quello che voglio dire, perché veramente l'anno scorso, signori miei, il girone A l'ha vinto il Bassano il campionato. All'ultima giornata gli hanno ridato i punti a 9. Cioè cose. Anche nel girone del Teramo, la propria Piacenza a campionato finito sono stati restituiti 8 punti. Ma le cose che oggi le comiche. Che quest'anno si ripeta quello, come no? Tra l'altro Gravina ha assicurato che cercherà di ridare credibilità a questo campionato, che lui probabilmente richiamerà nuovamente Serie C. In realtà Lega Pro serve a poco, anche se poi cambiare il nome, non so quanto possa cambiare il succo. Lo attende un bel lavoro. Un bel lavoro. Però diciamo che il Teramo, Gaetano, correggimi se sbaglio, non è tra le società che ha appoggiato Gravina. Da quello che trapela, sì, infatti, è proprio così. Non è stato, quindi, insomma, o perlomeno ha dato Gravina l'appoggio in seconda battuta. Una seconda, sì. Vedremo se anche questo, io ormai, scusate, ma penso sempre male di tutto, no? Perché dopo quello che è successo, vedremo se questo influirà anche in sul proseguo del campionato, su questi famosi punti. Beh, ma Gravina avrà un ruolo dove deve essere equo con tutti. Questa è la speranza. Allora, Paramirco, l'anno scorso io ragionavo giustamente come mi stai ragionando tu. Poi mi arrivavano sempre i messaggi di un telespettatore, no? Verso febbraio-marzo, che mi prendevi in giro. Cioè, caro Pomante, è inutile che parli del calcio pulito, è inutile che parli della vittoria del Teramo, perché tanto quest'estate il campionato verrà riscritto. E io dicevo, basta queste illazioni. Mi sono dovuto nascondere, perché questo telespettatore alla prima puntata di quest'anno giustamente mi ha riscritto. Pomante, adesso che dici? Io ormai inizio a vedere fantasmi ovunque nel calcio. Non è una colpa se tu pensi in maniera leale, cioè voglio dire. No, purtroppo no, sono d'accordo. Anzi, dovrebbe essere un pregio. Giusto essere questo, poi la vita si sa che. La vita non sempre. E allora, facciamo così, vediamo il servizio di questa partita. Così, se non l'avete mai, c'era, se il nostro Mirko Mazzagatti o Aldo Fattore non hanno visto la partita, hanno visto gli highlights. I filmati. Vediamoli insieme, che dici? Vediamo Teramo Pontedera 0-0, servizio di Andrea De Aloisio.
Il 2016 inizia per il Teramo con un pari casalingo, 1-0-0 che rappresenta un brodino caldo per un malato in cerca di cure. Un pari sostanzialmente giusto, anche se il Teramo, a dir la verità, la palla gol per vincere la gara, ancora una volta in pieno recupero, l'ha avuta. Ma Scipioni, terzino di razza ma non attaccante puro, non è le noci e l'esito della vittoria in zona Cesarini contro la Pistoiese non si ripete. Il Pontedera appare buona squadra e alla fine il risultato ad occhiali è servito. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Come succede in questi casi è difficile appurarlo. Per giudicarlo bisognerà fare il paio con le prossime gare per capire se almeno la continuità di risultati è garantita. Per primo si vede in attacco il Pontedera all'ottavo minuto, timida azione con cross di Sané dalla sinistra che non sortisce effetti. Ci prova il Teramo al sedicesimo, la conclusione è di Moreo, palla fuori, un solo giro di lancette e si rivedono i toscani, colpo di testa in area in anticipo su tutti del bomber di razza Scappini, la palla termina alta. Diciannovesimo è la volta di Paolucci ad andare ad una conclusione simile a quella precedente di Moreo, palla ancora fuori. Al ventisettesimo sono quindi i biancorossi di casa a riprovarci. La palla viene recuperata con caparbietà sulla tre quarti di attacco, bello scambio le noci Paolucci-Moreo, conclusione di quest'ultimo, Cardelli si fa trovare pronto. In chiusura di prima frazione si rivedono i toscani, conclusione di destro di Bonaventura, disinnesca Tonti. Dopo il tè caldo partono meglio i locali, 53esimo cross di Lenoci dalla sinistra per Moreo, tiro di Paolucci, Cardelli risponde egregiamente. 60esimo Scipioni va al cross, inzuccata di Lenoci, ancora una volta la palla termina la propria corsa fuori dallo specchio di porta. Poi cresce il Pontedera che ci prova in due occasioni. Nella prima al 63esimo per rotta in anticipo chiude su Scappini in posizione insidiosa in piena area. Nella seconda al 69esimo Sané, uno dei più mobili dei suoi, apre per Scappini. Conclusione, Tonti respinge. Si arriva quindi in pieno recupero, il Teramo ed il suo pubblico, oggi 1686 spettatori presenti, qualcuno in meno del solito, ci credono. Ci crede anche Di Paolo Antonio quando al 92esimo va al cross dalla sinistra pennellando il pallone per la corrente Scipioni, ma il terzino fallisce il gol vittoria incredibilmente. Finisce quindi con un nulla di fatto che mantiene il Teramo in zona play-out, il mercato di riparazione si è appena aperto, in casa Teramo nomi di arrivi e partenze se ne fanno tanti, movimenti ufficiali ancora pochi, è il momento di cominciare a puntellare e modificare la rosa prima che sia troppo tardi, soprattutto ora che anche in casa non si vince più. Entriamo in studio, abbiamo visto questo Teramo a Pontedera, Gaetano Lombardino, vedendo queste immagini, tu hai visto tutta la partita, il pareggio ci sta, potevano vincerla entrambe le squadre, no? Sì, pareggio ci sta, meglio il Teramo nel finale per alcune occasioni create, è mancata la stoccata vincente, è mancato il colpo di quel giocatore che ti può risolvere partite come queste. Come era successo con la Pistoiese. Sì, ecco, con la Pistoiese. Scusami, chiedo a Mazzagatti che ha giocato dal giocatore. Io dicevo, clamorosa occasione, invece mi dicevi, guarda che forse... No, l'occasione c'è, perché è chiaro che l'occasione c'è, però bisogna vedere lì la proiezione. È molto angolata, lui c'è il giocatore di fronte e se chiude di più la palla sicuramente batte sul giocatore, quindi ha dovuto cercare di angolare più largo e chiaramente poi magari l'ha presa anche un po' troppo esternamente è andata fuori, però e siamo al 92esimo, mi sembra, no? Era Scipioni sul pallone e come giustamente ricordava Gaetano è mancata quella stoccata vincente. Abbiamo detto meglio i reparti arretrati rispetto a quelli offensivi, no? Anche il bomber del Pontedera è stato fermato bene. La speranza per Rotta, ho visto anche le pagelle oggi. Insomma. Sì, erano tre mesi che il Teramo non finiva una partita senza subire gol, quindi questo è un ottimo segnale per il Teramo. Perché intanto ripartiamo da questo. Finisce un girone d'andata, come abbiamo detto prima, insomma tutto da decifrare, no? per come sono arrivati questi risultati, per i punti maturati, eccetera. Tanti fattori insomma, hanno portato a questa classifica. Vediamo nel girone di ritorno, insomma io mi aspetto anche dal mercato qualche notizia perché... Io sono, anticipo, ti faccio pubblicità ma sfrutto la cosa. Domani uscirà sul Centro la tua intervista al presidente Campitelli. Sì. Ovviamente non ci puoi anticipare tutto, ma perché dobbiamo comprare il giornale domani? Che dice Campitelli di tanto importante? Perché adesso i tifosi, diciamo onestamente, si aspettavano probabilmente che già alla ripresa del campionato il Teramo qualche operazione l'avesse già fatta. In realtà... poca cosa, Calvano che è andato via. Sì, in uscita in particolare, ecco. Ma guarda, lui in questa intervista dice semplicemente due concetti fondamentali. Il primo, la vicinanza verso questa squadra, verso questi ragazzi, e lui sarà in prima linea, insomma, da domani, da quello che mi ha detto, per cercare, insomma, di risollevare la situazione.
sul mercato anche lui concorda che questa squadra ha bisogno di un bomber e quindi credo che la priorità sul mercato da domani in poi sarà quella. Aldo, credi che i problemi del Teramo possono essere risolti dall'arrivo di un attaccante forte? O da ex dirigente sportivo che fa calcio tanti anni, pensi a più ritocchi necessari? Ma io credo poco al mercato invernale, a meno che non si prenda proprio un giocatore dove investi una bella cifra. Io penso che il Teramo avrebbe bisogno veramente di uno che fa gol. E oggi uomini che fanno gol costano oppure sono reduci da infortuni. Io la stessa malattia c'è il Lanciano. Lanciano non gioca male, ma non c'è l'uomo che fa gol. Sì. E per cui importa, specie poi in una piazza dove si sono abituati bene a avere due punte che facevano tanti gol. E quindi non è facile anche per Campitelli. Io, se il mio consiglio vale poco, però se fossi presidente cercherei di fare fronte comune, società, allenatore, squadra. Cosa che mi risulta ultimamente, mi hanno detto gli amici di Teramo, che non ci sia un grosso feeling. C'è stato feeling, un momento in cui vi avrei rischiato, feeling, diciamo tra, e questo è sbagliato. Allora, secondo me, se è fortunato che trova una punta buona, bene, se no tenere questi e fare fronte comune. Perché delle volte il miracolo, quando si parla la stessa lingua, società e allenatore squadra, molto probabilmente può avvenire. Altrimenti è destinata a lottare fino all'ultima giornata con grossi rischi. Questa è la mia idea. Assolutamente. Poi, Mazzacatti, fare fronte comune, però il rischio adesso è che la tentazione di fare una piccola rivoluzione c'è quando la squadra male, però è pericolosa o no? Ma innanzitutto è chiaro che il bomber è un bomber, un attaccante che a prescindere costa, però è chiaro che uno che arriva e ti fa da adesso a fine campionato ti fa 14-15 gol, per dire, no, sì, ti cambia bomber, tutto l'animo. È chiaro che arrivano anche i risultati poi dietro, e la squadra chiaramente prende fiducia, l'ambiente si rasserena, è chiaro che migliora tutto. Il problema è vedere, non so adesso la società, i programmi della società quali sono, acquistare i giocatori per quale obiettivo? Cioè io penso che bisogna acquistare i giocatori magari per migliorare quel tipo di classifica, ma è se si continua a pensare, e facendo un errore secondo me, prendo il bomber o prendo il buon centrocampista per arrivare sopra, penso che sia una cosa anche sbagliata. Perché diciamo onestamente, quella classifica, questo è un discorso giustissimo il tuo, perché quella classifica oggi spazza via ogni dubbio, cioè il terzo posto a 30 punti, te ne ridanno sesta e almeno a questo punto bisogna un po' stringere, no? E fare più gruppo, secondo me, senza creare più problemi magari di quelli bisogna che ci sono. Rifare 20. È l'unica strada. Serve una ventina di punti. 20-22 punti. 20-22 punti, considerando che qualcosa puoi recuperere. Sì, che il Teramo debba solo salvare questa categoria attualmente, poi un altro anno ripartire e fare prossimo programmi più sereni, anche con obiettivi magari diversi. Senti, però per acquistare, Gaetano, bisogna anche vendere. E il Teramo, c'è anche il problema legato alle noci. Diciamo, loro non lo considerano un problema, per me in realtà è un problema di non poco conto, perché le noci può tornare, spieghiamo, soltanto al Como. Sì, per dico regolamento. Le noci perché è quello che percepisce uno stipendio più considerevole rispetto ad altri. Per regolamento è così, le noci può tornare solo al Como e bisogna vedere se questa cosa verrà fatta entro il primo di febbraio, perché può darsi anche che si rimarrà con le noci in rosa, tranquillamente. Quindi, anche perché uno che i gol li ha sempre fatti. Sì, infatti, quindi ci si può puntare anche come, se non proprio titolare, comunque come prima scelta per i ricambi lì davanti. Quindi io personalmente ci punterei su questo giocatore, ricostruendo un po' di fiducia in lui, quella fiducia che forse è un po' mancata in questo girone d'andata, però anche ieri, a mio parere, anche quando ha giocato, io credo che male ieri non avesse fatto, forse proprio nel miglior momento della partita. Ecco. È stato sostituito. Ecco, arrivi al punto. A un certo punto ieri Livarini, mi sembra il 60esimo circa. Sì, intorno al quarto tra il 60esimo e il 70esimo ha tolto i due attaccanti, Lenoci, Moreo e Paolucci. Ha cambiato tutto, ha messo dentro Da Silva, Monni e Petrella. Io ho pensato che quello mi ha dato l'impressione che magari in società ancora non sanno bene su chi puntare e su chi non puntare. Non so se può essere giusta la mia osservazione. Ma il direttore sportivo è stato sostituito? No, il direttore sportivo oggi è Gianluca Scacchioli, che però... Ma Gianluca Scacchioli che esperienza ha di ufficialmente sportivo? Il direttore sportivo
correggimi perché io con le cariche, ripeto, faccio confusione, è Daniello quello che figura come allora, direttore sportivo. Il direttore sportivo che federalmente. Firma, cioè ha potere di firma, e Giuseppe Daniello. Che sarà domani sera a Biancorossi. Chi si occupa poi tecnicamente e quindi ha rapporti con squadra, allenatore, presidente, è invece Gianluca Scacchioli che cura proprio direttamente il mercato. E lui dovrebbe fare da cuscinetto tra la società e la squadra anche. Non sei convinto? No, perché ho sentito proprio in questa emittente delle dichiarazioni di Scacchioli. Sì, un paio di mesi fa, sì, un mesetto un e mezzo fa. Prima che partissi sono stato fuori. Per la tua lunga crociera. Che non mi sono molto piaciuto, però chiaramente... Sì, ci fu un duro attacco, lo ricordiamo per chi non avesse seguito, un duro attacco nei confronti della squadra. Dice, noi abbiamo accontentato i giocatori in tutto il mercato. Ma un attimo, hanno fatto dei contratti di Serie B, non è che gli ha messo i giocatori, gli hanno messo la pistola... Ah sì, sì, quando hanno fatto i contratti. Sì. E ti dirò per assurdo che questa squadra, se avesse fatto il campionato di Serie B, avrebbe fatto bene. Dice, ma anche perché vedi com'è il discorso? Mentalmente si l'avresti affrontato magari in maniera diversa. Dicevano questo fatto di Gaetano, di alcuni giocatori parto titolari, poi sostituisco completamente l'attacco e ributto nella mischia un Da Silva che ormai danno tutti per partente. E diciamo, in quei 30 minuti è stato impalpabile, la sua presenza è stata praticamente nulla. Mi fa pensare che magari ancora non abbiano fatto delle scelte. Sì. Campitelli non ha detto nulla da questo punto di vista. Da questo punto di vista non si è voluto sbilanciare. Io la leggo anche come un modo per, da parte di Vivarini, proprio per far capire a chi guarda la partita tra tifosi e società, signori, questo è il parco attaccanti che ho a disposizione. Ve li ho fatti vedere tutti, anche per pochi minuti in campo, e la situazione non è cambiata. La partita sempre 0-0 è rimasta. Quindi che vogliamo fare? Vogliamo cercare di migliorare quel reparto? Visto che comunque ve li ho fatti giocare. Tu hai sollevato un bel problema, se così fosse... Giocare tutti. È un'ipotesi, che ci può anche stare. Che ci può anche stare, assolutamente. Sì. Sentiamo Vivarini che ha detto. Esattamente, sentiamo Vivarini nelle interviste post-gara. Tempo, credo il Teramo abbia fatto più di noi. Il primo tempo, non è il primo tempo equilibrato, il secondo tempo forse il Teramo ha fatto qualcosa in più, però insomma credo che alla fine il pari ci può stare. Una squadra come la nostra, un'età media giovanissima, sì, presentarsi qui senza Di Santo, che per noi è importantissimo, e con l'infortunio di Polvani subito è un difensore che lui è importantissimo. Finire imbattuti in casa sempre di una buonissima squadra Mitele, ma credo bisogna essere soddisfatti per forza. Dobbiamo prendere le cose positive, perché è importante in questo momento quasi che si ripartiva con lo spirito giusto. Sono molto contento dello spirito di squadra, della volontà che ha messo la squadra in campo, la ricerca sempre del risultato pieno, quindi questa è stata una cosa molto positiva. La buona partita in fase difensiva, perché abbiamo concesso veramente pochissimo, solo una girata di Scappini che è stato molto bravo lui a guadagnarsi quel tiro in porta. Per il resto siamo stati molto attenti e concentrati. È chiaro che per vincere ci vuole qualche cosa in più, e abbiamo creato tante occasioni con Paolucci, con Moreo, con l'ultimo tiro di Scipione. Insomma, le occasioni le abbiamo create, però se non buttiamo la palla dentro non si vince, ed oggi era importante fare il risultato, tant'è vero che l'amaro in bocca che ho è proprio per il risultato. Noi dobbiamo vincere perché comunque la classifica la dobbiamo tenere in considerazione, quindi era importante in questo momento qua prendere i 3 punti, però come ho detto all'inizio dell'intervista dobbiamo prendere le cose positive, perché dobbiamo ripartire e dobbiamo ripartire dalle cose positive. Bisogna pensare alla classifica, oggi la squadra ha avuto tante difficoltà in attacco, guardando la classifica lei è preoccupato in ottica futura? No, perché la squadra gioca, crea, c'ha volontà, è compatta come gruppo, lotta. Oggi abbiamo trovato una squadra che secondo me è molto difficile da affrontare. Se avevamo uno spirito di squadra un pochettino inferiore rischiavamo veramente di perderla, perché loro, questa è una squadra che hanno vinto, se non sbaglio, 4 volte fuori casa, 2 pareggi, hanno perso solo 2 volte. Quindi è una squadra veramente difficile da affrontare, perché se avete visto ci attaccavano in 7 con tutta la squadra, ci pressavano nella nostra metà campo, quindi non ci lasciava ragionare con la palla sui piedi. Non era una partita facile da affrontare, lo dovevamo affrontare con uno spirito alto, l'abbiamo fatto, quindi questa è una cosa positiva. È chiaro che dobbiamo essere più bravi a fare gol. Un'ottima prestazione, però purtroppo quando la palla non entra, non entra. Ha avuto
un'occasione molto importante Scipioni alla fine, però le partite sono fatte di episodi, se non la butti dentro purtroppo non si vincono le partite, però l'impegno c'è stato, la prestazione c'è stato, e abbiamo corso 95 minuti, ce l'abbiamo messa tutta, e quello è l'importante. Eccoci studio, abbiamo sentito le interviste con alcuni dei protagonisti. A questo punto abbiamo il servizio dell'Aquila che ieri ha vinto, lo vedremo tra poco perché vorrei commentare con gli ospiti anche questa Lupa Roma che ha protestato duramente. Il presidente oggi ha detto basta, se vogliono tirarci fuori dal campionato ce lo dicessero, ma questo si dice, no? Posso dirti una quando cosa? Un arbitro sbaglia si butta posso giù. Posso dirti una cosa proprio dell'Aquila? L'Aquila sta facendo campionato favoloso, secondo un buon me. Buon campionato. Insomma. Però vado a vedere oggi 660 paganti. Cosa c'hanno là? Ma loro hanno visto la Serie A fino adesso, non so. Sai cosa? Che forse l'anno scorso pensare un'Aquila due anni fa che poteva puntare alla B, quest'anno programmi ridimensionati. Ma la squadra, secondo me l'allenatore sta andando benissimo con un parco. Ma la squadra ha bisogno anche del tifo sulle tribune. Già è freddo di natura, la città fa un freddo. Se in più c'è una ci metti anche la freddezza di riposo. Però prima di andare a vedere il servizio della partita, andiamo a leggere i tantissimi messaggi che ci stanno arrivando. Io direi così, leggiamo i primi 40, perché altrimenti arriviamo al 9 e un quarto, quando dobbiamo chiudere, che stiamo ancora a leggere i messaggi. Se non ci sono domande, non ve li giro, vai. Cominciamo subito. Basta Campitelli, devi andare via. Questa piazza è stufa di te e dei tuoi amici. Questo è molto duro. È troppo pesante verso Campitelli, in fondo. Però è dall'inizio dell'anno che va avanti questa spaccatura pro e contro. Vai, andiamo avanti. Grazie. Ormai è chiaro che Vivarini non sa leggere le partite in corso. L'ultima a dover essere sostituita era proprio Lenoci che, con un guizzo o una punizione, era quello più adatto a poter risolvere la partita. Invece, ennesima frustrante sostituzione a vantaggio di Da Silva, già con la mente altrove. E qui torniamo sul discorso che facevamo prima. Ah no, andiamo avanti, poi sì. Vai, lo stesso messaggio che continua. Poi Monni per Moreo e puntualmente sono iniziati a spiovere i cross in aria. È vero. Adesso vediamo di battere l'Ancona, altrimenti si fa dura. Buon anno a tutti ed in particolare al presidente verso il quale ho fiducia e che certamente troverà la strada migliore per farci uscire dalla melma. Roberto Ne. Roberto, ci scrive sempre, vedete, totalmente diverso rispetto al messaggio precedente, l'atteggiamento verso Campitelli, però quel discorso della ruotare tutti gli attaccanti lo hanno notato un po' tutti ieri. Andiamo avanti. Sapevamo tutti ormai da tempo che questo campionato sarebbe stato molto diverso dal precedente e che avremmo patito le pene dell'inferno. Ormai è palese che senza rinforzi, lì davanti specialmente, sarà davvero dura uscire fuori dalle sabbie mobili. Eppure ieri la prestazione della squadra non mi è dispiaciuta. Ma senza nessuno che la butta dentro, è dura davvero. La società deve muoversi subito a prendere qualche buon attaccante, ma sarà difficile trovare il goleador che fa a caso nostro, visto che il mercato non ha grandi occasioni. Non vogliamo mercenari, ma gente giovane e valida che suda sangue in mezzo al campo. Una sola voce, via Da Silva, subito. Sta continuando a prenderci in giro. Buona serata, Francesco Di Gaetano. Grazie Francesco, mi offri lo spunto. Mazzagatti, io prima dicevo, Da Silva ha giocato mezz'ora, si vedeva che il ragazzo era un po' con la testa altrove, perché probabilmente verrà ceduto. In quei casi forse non è meglio lasciarlo in panchina. Perché vedi, poi adesso ci si scatena contro di lui, sì, no? Sì, sicuramente. Questo caso. Vabbè, l'allenatore poi lo vede in allenamento, magari lui in allenamento è uno che ci sta con la testa e fa le cose bene, quindi noi non siamo dentro, non possiamo vive sapere. La settimana diversamente. Io un giocatore che lo vedo allenarsi bene, lo metto anche se deve andare via, perché a prescindere. Spero sempre nella professionalità del giocatore. Ok. Io parto da quello, poi... No, giusto, ti chiedevo questo. Comunque, proprio da allenatore oggi. Si è creata una situazione a Teramo assurda. Un po' assurda, sì. Assurda, diciamo, Da Silva non è mai entrato nel cuore dei tifosi. Però certo, ieri in realtà noi ne parlavamo anche in studio. Sembrava di vedere un giocatore da un'altra parte. Da Silva, il messaggio contro Vivarini. Vivarini io lo conosco, un signor allenatore, ma non è che c'è bisogno che lo dica io. È chiaro che può anche darsi che lui pure vada in confusione. C'è una situazione... Di confusione. Di confusione societaria, certo. Confusione... Quindi, però lì sta la società. E appunto di detto, no? Io sono sempre d'avviso che devono fare fronte comune, non c'è niente da fare. Ancora messaggio, andiamo avanti, grazie Francesco per il messaggio. Vista la partita è spiegabile che l'unico che ci può far vincere la partita, Petrella, non gioca titolare sulla fascia e non solo al Ponte d'Era del primo tempo avrebbe segnato qualsiasi centravanti. Con un centravanti verso la partita finiva 3-0. Va avanti anche questo? Si ferma qui, ok, grazie. Petrella non gioca per un discorso di modulo, no Gaetano?
Sì, è chiaro che al momento 3-5-2 o lo metti da mezzala e rischi però di buttarlo in un ruolo che non è propriamente il suo, oppure gioca davanti. Non vedo altri modi. Come esterno dei uno dei due esterni, Mazzacatti? Mirko è un giocatore... Potrebbe stare. Bene, un giocatore che ti spacca le difese. Se c'era con voi, con te, Cappellacci, sì, l'anno del Teramo. Ha una gamba, la gamba giusta per fare la differenza, il rapido. Poi l'ho seguito anche quest'anno, stava facendo anche molto bene, quindi... Però giustamente poi bisogna vedere il modulo, come metterlo nel migliore dei modi. Magari lui è un attimino portato ad attaccare e meno a difendere, però l'anno con noi, campionato diverso, faceva quasi tutta la fascia, raddoppiava sul terzino, quindi aveva anche questa, secondo me, la gamba per fare questo, però chiaramente... È stato uno dei più positivi, tra l'altro, di questo girone d'andata. Sì, negli equilibri poi di questa squadra. È logico. L'allenatore penso lo sa molto bene dove collocarlo. Quindi. Ancora? Perché per l'attacco del Teramo non provare a prendere Esposito, ecco, della Telica, ex Pescara? Mi piace, ti convince questa cosa? Veramente questo mi è sempre piaciuto come giocatore. Gli farei tagliare i capelli la prima cosa. Questo, però questo, come Berlusconi. Questo gira questo, già no, da tempo. Vabbè, no, sì, questo, piano, sì. Questo è un giocatore. Sì, sì, questa è da te, una voce che girava. Se n'era già parlato, sì. E tecnicamente dà del tuo alla palla. Sì, sì. Questo potrebbe essere uno dei consigli per gli acquisti, vedremo. Però stringiamo perché siamo al giro di ritorno. Leggendo i giornali, ogni qualvolta un giocatore interessa al Teramo, basta un minimo ammiccamento di un'altra società e puntualmente quel giocatore diventa un sogno proibito. La domanda sorge spontanea, ma Campitelli ha finito i soldi? Questo dovete chiedere a Campitelli, noi non possiamo aiutarlo economicamente. Però da un lato mi dispiace perché Poletto non... Tutte penso che il motivo non sia quello, però certo... Poi ci sono anche i procuratori, no? che spingono sì, molto. Ed è anche secondo però è vero me... quello che ha detto il telespettatore. Sì, sì, è quando vero, esce è vero. Fuori un giornale, sì, sul, sì, un nome sul giornale. Sicuramente, però è vero pure che in questo momento un giocatore, quando vede la classifica e ti vede lì fuori, non ci viene. Non ci viene perché vede il Siena che sta lottando per la promozione. Tra Siena e Teramo, in questo momento va a Siena. Fa più gol. Sì, ma poi c'è un altro fatto: che lui ha fatto il giocatore. Tra i giocatori si parlano perché si conoscono. No. E che ambiente c'è? Ma sa l'ambiente. Questo però non è tutto. L'aspetto bello. È tutto, no, ma è anche questo, è vero o no? Vabbè, comunque Teramo è un ambiente. Uno prima di venire. Penso ambito, spero, perché altrimenti. Purtroppo c'è questa situazione adesso, però penso che venire a giocare a Teramo. Però è anche una importante. È anche una delle squadre che fino ad oggi non ha avuto punti di penalizzazione per contributi. Insomma, questo è un aspetto importante. Penso, spero che insomma sia una piazza ambita, altrimenti, ragazzi. Ieri pomeriggio l'aver messo in campo a rotazione tutte le punte a disposizione è stata la dimostrazione della confusione mentale di Vivarini e di tutto lo staff. Nessuno è stato capace, in un intero girone di andata, di individuare una coppia fissa di attaccanti cui dare fiducia e stima, alternandoli tra loro fino ad arrivare addirittura a Monni. Hanno fatto sì che nessuno di loro potesse rendere. Complimenti. Adesso fatevi perdonare con il mercato di gennaio sul quale noi tifosi contiamo molto. Non conosco personalmente chi scrive questo messaggio, però è l'impressione che abbiamo avuto ieri quando c'è stato questo triplice cambio. Sì, però adesso io dico una cosa. Non è un attacco a Vivarini, quando mi cambi tutte e tre le punte. Voi conoscete Vivarini, lui come giornalista lo segue. Ma secondo voi se avessi individuato una coppia... Ma questo è un problema però del Teramo, evidentemente è un problema. Sì. Però a un certo punto una società può anche dire, d'accordo col tecnico, puntiamo ad esempio su Moreo e le noci, basta, da Silva e l'altro non mi servono più. Però se ecco si siede a tavolino e si sceglie, insomma. Ecco perché bisogna. Così è un gioco al massacro. Permettetemi di dire, Gaetano, tu eri alla partita, ieri ha giocato 15-20 minuti Monni, quel ragazzo a un certo punto non ha mai giocato per tutto l'anno, è stato quasi gettato nella mischia. E il rendimento è stato deludente, qualcuno l'ha fischiato, ma è un ragazzo giovane che si ritrova per la prima volta a scendere in campo, che cosa si può pretendere? Ma nulla, anche perché non era la partita adatta per farlo vedere al pubblico, ma soprattutto non stai giocando una partita sul 3-0 come con la Lupa Roma. Lì lui voleva strafare, si è visto, logico, no? Voleva fare tutto. Appunto, però, quindi. Ancora, andiamo avanti. Grazie per i messaggi. Complimenti a Gigli che prende 4 gol dal Materica. Noi stiamo aspettando il servizio, ci hanno detto i colleghi marchigiani che dovrebbe arrivare in tempo perché rientrare da Materica non è proprio vicinissimo. Vabbè, ma Giulianova ha perso a Materica. Sì, 4-0. Ma ci sta. Materica è una... No, io volevo proporre il servizio ai tifosi, però sai, Materica, la TV che ci fa il servizio è di Recanati. Materica Recanati,
una bella distanza, quindi bisogna rientrare al canale. Matenica, quasi vicino Fabriano, vedo un po'. Andiamo avanti. Siamo a gennaio, ancora non ci rimborsano i soldi dell'abbonamento. E Etano, ti prego, fatti portavoce anche tu sul tuo quotidiano. C'è una novità su perché altrimenti questo telespettatore impazzisce, dall'inizio dell'anno che ci scrive. Sì, lo capisco. Prima della partita col Pontedera, se il telespettatore va sul sito del Teramo, c'è scritto che da lunedì provvederanno tutte le persone... Sì, basta andare nella sede del Teramo, quindi dovrebbe... Quindi da domani andate nella sede del Teramo, sì. Altrimenti se lo rimborsano ci pensa che tra Lombardino a rimborsarlo. Vabbè. Andiamo avanti. Buonasera, bella prestazione di tutti, con un po' di fortuna e un attaccante forte avremmo vinto. Le noci non l'avrei tolto, Da Silva può andare via. Vincenzo da Pineto. Grazie Vincenzo, molto chiaro nella sua analisi, sempre puntuale. Sempre e comunque forza Teramo. Grazie, questo è di sostegno giustamente. Cercasi un DS, speriamo che ci salviamo, sempre forza Teramo. È quello che diceva Aldo Fattore. La figura del DS è importante. Da Silva non può e giocare. Il discorso che su Da Silva che adesso poi diventa un po' un gioco al massacro, però. Bisogna intervenire subito sul mercato, via Da Silva, le noci e Monni e prendiamo un vero bomber. Vivarini il 4-3-3 e vinciamo. Sono anche giriamo la Vivarini questo messaggio, andiamo avanti. Ieri aver proposto in campo Victor Da Silva è stato altamente offensivo per tutti i tifosi del Teramo. Ormai il giocatore ha capito di non essere amato, anzi, ed è volutamente provocante. Il suo atteggiamento offende la tifoseria. Addirittura. Ed io ieri l'avevo captato, ma adesso i messaggi, possiamo dirlo, io sto qui con voi, quindi non ho letto i primi messaggi, stanno arrivando su quel tenore perché temevo questa reazione della tifoseria in quei 30 minuti. Io forse sabato vado a vedere il Teramo. Senza Di Giuseppe Teramo finito, è stato lui autore del miracolo unico che capisce davvero di calcio, ormai non c'è più e si vedono i risultati. Non c'è più, lo sappiamo tutti perché non c'è più. È chiaro. Andiamo avanti. Al Teramo gli manca uno che fa tanti gol. Assolutamente sì, si parlava del bomber. E andiamo avanti. Victor Da Silva fuori rosa, non lo vogliamo vedere più. Penso che in settimana dovrebbe lasciare il Teramo. Andiamo avanti ancora. Vivarini, grande confusione, errori e ripetizioni. Grazie, ancora, messaggi. Ma come fa a dire di cambiare 20 giocatori tutti in una sola volta? In più col mercato bloccato dall'incertezza dei ricorsi. Dei ricorsi? Chi si riferisce a questo? No, io prima ho detto della presidentessa della Maceratese, forse. Ah no, ad Aldo Fattore avrebbe cambiato tutti i giocatori. Prima del campionato. Prima, tu l'avresti cambiato prima di sapere una che... Una volta... Il 31 agosto, sì, esatto. Uscita la sentenza. Ma sì, perché... Però era un po' tardi, o no? Era un po' tardi, però... Cioè, parliamoci chiaro. Adesso no, perché non riuscivo a capire che voleva cambiare 20 giocatori. Quando è scoppiata la bomba? Sì. Che è scoppiata? È scoppiata a giugno. Il 10 giugno. A giugno. Sì. Allora, le persone... che hanno fatto quello che devono fare, sapevano. Adesso allora, è toccato un argomento... Ecco, io lì parto da questo presupposto, sapevano che c'era questo grossissimo rischio. Anche se per tutta l'estate c'è stato detto, sono fesserie, stiamo tranquilli. Sì, io ammazzo una persona e dico che l'ho ammazzata. Allora, certo, invece alla luce poi dell'intercettazione che abbiamo è visto, uscito fuori tutto, un inguacchio c'è stato. Allora, uno che sa che c'è stato quell'inguacchio, si correva quel rischio, prima di tutto non facevi i contratti da Serie B, secondo me, ma è facile parlare dopo. E poi perché si sperava, ma onestamente io, quando sì. Succede questo fatto qui, ma sia Teramo, L'Aquila, Bologna, Milano, è gente che va, la società va retrocessa in terza categoria e radiati tutti i personaggi, fossi io a comando di una federazione seria, perché purtroppo per debellare certi mali bisogna agire, bisogna agire in maniera categorica, via. Ecco, quindi in quel senso intendevi cambiare. Andiamo avanti. Buonasera a tutti. Non ci è piaciuta la contestazione ai giocatori, non la meritano perché hanno dato tutto in campo. Purtroppo la squadra è stata fatta in fretta, ci salveremo sempre, forza Teramo. Grazie, perché c'è stata una contestazione, spiegami perché questo non... Si riferisce probabilmente a dei fischi che ci sono stati subito dopo il fischio finale dell'arbitro, però poi dopo i giocatori sono andati sotto, la curva, hanno fatto anche un breve giro di campo, quindi... Noi eravamo in studio, l'abbiamo commentata in diretta in TV. Comunque, mi consentite, grazie per Tiziano Gabriele. La cosa più bella che è successa a Teramo è stata la tifoseria. Grande maturità. Ti posso dire una cosa, con quello che è successo a Teramo, io sono andato a vedere Teramo Pisa, c'era tantissima gente. E continua ad esserci tanta gente. E quindi veramente io davanti al pubblico di Teramo non posso fare altro che battere le mani perché sono stati dei grandi tifosi, secondo me. Assolutamente, no, hai ragione, lo hanno detto in tanti, ma hai ragione. Andiamo avanti, ancora messaggi, rapidamente che poi andiamo a vedere l'attimo.
Forse sbaglio, ma sia la squadra che la società hanno perso quell'umiltà e genuinità che dovrebbero assumere per far bene. Sembra che l'aspetto economico prevalga su tutto e di conseguenza ogni sbaglio si trasformi in catastrofi. Lasciamo i giocatori lavorare e scordiamoci che abbiamo vinto lo scorso anno. Pensiamo al presente, tutta la vita Teramo. Messaggio molto saggio, pensiamo al presente, hai ragione. Andiamo avanti. Buonasera a tutti, tecnici del Teramo, da Fantini a Vivarini, allenatori sopravvalutati. Rumignani, allenatore vincente. Sì, 9 in difesa e 1 all'attacco. 9 in difesa, ecco qui sei polemico. Rumignani era uno stratega, uno stregone. Sì, va bene, però. Non ti piaceva giocare così. In quel tipo di calcio era. Beh, era un calcio anche di tanti anni fa. Era adatto, anche lui. Abbiamo scomodato anche Fantini, poveretto, l'abbiamo buttato nella mischia. Posso dire una cosa, Teramo ha avuto dei grandi allenatori, non mi risulta che Rumignani... Non era solo Rumignani, tu dici. No. Andiamo avanti, poi mi dispiace che subito dopo c'è quello contro Vivarini che lo stiamo... Le scelte e i cambi di Vivarini sono sempre più incomprensibili, confusione totale. Grazie, ancora, altri messaggi? Petrella, con normale contratto, come al solito 30 minuti, basta con prestiti, con contratti a presenza garantita. Con Petrella sulla fascia ed un qualsiasi centravanti passato a Teramo, anche Pelliccia e Occese. Avremmo vinto la partita tranquillamente. Domenico. Domenico è molto sottile in questo suo messaggio. Grazie Domenico per quello che scrivi. Il Teramo ha bisogno di un centrocampista. Amadie Inguardabile. Amadie Inguardabile. Viene messo quando si perde si viene messo tutto il calderone. Andiamo avanti, direi facciamo altre 5. Daniello, dirigente del Teramo. E quando fate venire Vivarini, che gli voglio dire delle belle parole. Allora, Daniello è domani sera a Biancorossi. Vivarini lo abbiamo chiesto più volte, ma al momento la dirigenza ha scelto di non mandarlo a nessun emittente. Quindi non l'avete visto a Teleponte, ma non l'avete visto neppure altrove. Da noi sono passati tutti. Daniello è qui domani sera con Andrea D'Aloisio. Tanto c'è l'ex attaccante del Teramo Bucchi, oggi a San Nicolò, sarà anche ospite ai nostri studi. E ci sarà un altro bel personaggio. Quindi domani sera a Biancorossi. Ancora, facciamo così: altre 5-6 messaggi. Ancora 10, dai, veloci. Un'estate da incubo, un inizio incerto, un rinnovamento che non arriva. Argentina che sparisce dalle trasmissioni. Argentina è la nostra co-conduttrice della trasmissione della domenica pomeriggio. Argentina non è sparita, ma siccome le trasmissioni alternano la domenica pomeriggio e il sabato, due conduttrici, se il Teramo gioca sempre di sabato, ovviamente Argentina la tiriamo. Mettete delle conduttrici belle, no? Non così brutte, va bene, hai ragione. Ritroverete anche Argentina, andiamo avanti. Buonasera a tutti, si parla di acquistare un bomber a gennaio, è difficilissimo trovare un giocatore che da affiancare a Moreo, un giocatore rapido e nello stesso tempo forte di testa per coprire il ruolo di prima punta. Quando Moreo aiuta a centrocampo, noi attualmente abbiamo due mezze punte, Petrella e Da Silva, anche se a mio giudizio lo vedo meglio giocare dietro le punte, che ne pensate? È un po' in parte risposto prima a Mazzagatti parlando di Petrella. Però per trovare un giocatore in attacco non è facile. No, è un buon giocatore. Forse anche per questo motivo ancora non è stato trovato il giocatore, perché è molto difficile. Non gli voglio dire parolacce. Per Vivarini. Assolutamente, non ci mancherebbe. Non gli voglio dire parolacce, solo belle parole di simpatia per lui. Lo aspetteremo nei nostri studi. O a Game Over a Biancorossi. Non capisco perché Moreo deve giocare sempre. Un giocatore che non ha tiro, non ha colpo di testa. Il mister dovrebbe puntare su Delle Noci e Paolucci. Vedete, sì, toccano un po' tutti gli attaccanti del Teramo. E andiamo avanti, ancora. Molti non hanno capito a Teramo che i problemi non sono solo la mancanza dei due bomber, Lapa e Don, ma il problema grosso è al centrocampo. Ci manca un Masullo, mediano di rottura, e soprattutto un Di Matteo, un uomo che fa gli assist per le punte. Maurizio da Teramo. Maurizio, giustamente, ha parlato di altri problemi, non solo in attacco, e forse non ha tutti i torti. Vai. Di Matteo, io l'avrei per esempio, un giocatore che invece è andato. Perché se n'è andato Di Matteo? Perché non si faceva la Serie B? Perché non si faceva la Serie B? Dobbiamo puntare su Monni, al fisico, e l'ho visto bene. Lo sceriffo punta su Monni, vediamo se in società ci punteranno. Vai. Siccome il direttore Scacchioli disse che Moreo era fortissimo, mi piacerebbe sapere quali sono le caratteristiche di questo giocatore. Visto di testa non prende, ma è un pallone. Non sa saltare l'uomo, non va mai in profondità, non sa far salire la squadra. Ma ripiango Olcese, ci vuole un DS. Insomma, mi avete tirato fuori Olcese, certo. Olcese era un ottimo giocatore. A Teramo fatto bene, ma io ricordo a Rimini, giocatore forte. Lo stanno un po' massacrando Olcese in questi messaggi. Giocatore forte, però a Teramo... Il signore studio dovrebbe sapere che grazie a Gianluca Scacchioli è arrivato la Padula a Teramo, quindi è inutile che dica, non ha esperienza. Lui però ha detto, Aldo Fattore, ha detto non ha esperienza nel ruolo di direttore sportivo. Infatti, guarda, evidentemente bisogna parlare... Dobbiamo essere ancora bisogna parlare piano. Arabo. Anche se poi Scacchioli l'ha spiegato ai nostri studi che la Padula è arrivata a Teramo tramite lui, ma soprattutto tramite il direttore sportivo di allora, Marcello Di Giuseppe. È chiaro.
Buonasera a tutti. Petrella ieri ha fatto il centrocampista. Lui è un attaccante, l'ha dimostrato prima. Guardate le immagini, cosa ne pensate? Grazie. Abbiamo risposto prima con Mirko Mazzacanti. Prestazione sufficiente appena, certamente non ottima. Non bisognava sostituire le noci con Da Silva. Secondo me meno volenteroso e più inconcludente. Per l'attacco nel mercato bisogna pensare in D con i giovani validi ed in cerca di successo, ma soprattutto non costosi. Campitelli ha già speso tanto. Gianni. Grazie Gianni. Ultimo, vai, l'ultimo. Ma perché non pensate a tifare e basta? Senza quegli scemi che ci fanno vedere il calcio, vorrei vedere come e di chi parlereste. Io sto con la società e i giocatori, i quali credo sarebbero dei pazzi ad andare contro se stessi. Finiamola, sempre Forza Teramo. Un saluto a Fattore. Dai. Grazie, grazie Daniele, questo è un messaggio di speranza. L'Aquila Luparoma 2-1, Enrico Giancarlo. Rientriamo, sono andato troppo veloce, dovevo commentare probabilmente l'ultimo messaggio, tra poco manderemo il servizio di L'Aquila Lupa Roma 2-1, vi invito, poi parleremo di D, ci salutiamo, vi invito a guardare con attenzione i due gol dell'Aquila, perché la Lupa protesta duramente, dice ormai hanno deciso di affossarci, ci vogliono ributtare in Serie D, io non credo a queste cose perché altrimenti, anche perché quando si parla di fuorigioco, non so se siete d'accordo, è davvero difficile, davvero complicato per un arbitro e i suoi collaboratori. Poi è successo tutto in 15 minuti, tutto molto rapidamente, anche se poi insomma c'è stata la possibilità per la Lupa di rimontare. Non so se abbiamo la pubblicità prima, pubblicità e poi torniamo con il servizio, dai. E allora intanto vediamo la notizia dell'ultima ora, il Rimini ha esonerato l'allenatore, il nuovo allenatore del Rimini è Leo Acori. Acori torna nuovamente, torna sempre a Rimini, in qualche modo torna direttamente sulla terra. Ha lasciato buoni ricordi. Buoni ricordi, una delle squadre che sta lottando con il Teramo per non retrocedere. Tra pochi istanti vi manderemo il servizio dell'acqua, vi faccio una domanda secca, 30 secondi ciascuno. So che è presto, fine girone d'andata, secondo voi chi lo vince il campionato? La SPAL. La SPAL? Secco, non hai dubbi? Mirko Mazzacanti. Sicuramente la squadra è una squadra forte, fortissima, quindi... Adesso comincia a avere anche un discreto margine. Sì, un discreto margine. Sei punti. Se lo riesce a gestire, la squadra è una squadra completa, quindi può benissimo restare lì fino alla fine. Però è chiaro che poi... A meno che non succeda come l'anno scorso, che l'imprevedibile. L'Ascoli... E chi potrebbe essere il Teramo? Il Pisa? Il Pisa. Beh, solo sì. Il Pisa. Pure per me è SPAL, ma, perché... ma il Pisa, occhio al Pisa pure. Sai perché non credo? Non credo alla Maceratese, non ho mai creduto. E non credo neanche... Diciamo, non era costruita neanche per San E non credo neanche all'Ancona... All'Ancona perché io sai che ho vissuto in quella città, degli amici mi riferisco che praticamente lì c'è una gestione atipica. Cioè sì, l'azionariato popolare. L'azionariato sì, popolare, a meno 10 dalla vetta. Il presidente Marinelli che... Comunque guarda... Comunque avete puntato sulla spalla, io tra 10 puntate vi rinvito, vediamo com'è la situazione. Andiamo a vedere l'Aquila Lupa Roma, dai. Eccolo. Prima gara del 2016 e primo urrà rossoblu. L'Aquila supera la Lupa Roma 2-1. Primo tempo di Chiara Marca Aquilana, doppio vantaggio rossoblu prima del gol di Ricci che ha riaperto la gara. Tanta sofferenza nella ripresa, ma arrivano tre punti fondamentali prima del processo che inizierà lunedì. Perrone sorprende tutti e lancia nel suo 4-2-3-1 triarico dietro a De Sosa. Mossa vincente, la qualità del rossoblu associata ad una difesa ballerina degli arancioni alla meglio e dopo solo due minuti arriva il vantaggio. De Sosa con un lob supera Mangiapelo, Mancini da due passi, tocca in rete. Posizione regolare quella dell'ex salernitana. La Lupa Roma gioca anche un bel calcio con D'Agostino, la qualità di certo non manca in mezzo al campo, ma la linea difensiva è imbarazzante al punto che al quarto d'ora da una ripartenza Mancini vede un'autostrada e lancia San Domenico che corre con un'eleganza vellutata e tocca in rete sigillando il risultato. Ma la Lupa Roma continua a giocare e continua anche a lasciare delle praterie. L'Aquila però non riesce a sfruttarle. Fin qui tutto secondo copione. Perrone però decide di passare la difesa a tre arretrando un irresistibile San Domenico sulla linea dei cinque centrocampisti con Di Mercurio terzo centrale. E se da un lato gli spazi sono più chiusi, dall'altro l'Aquila rinuncia alle sue ripartenze e la Lupa inizia a crederci. Si fa male Di Mercurio, guaio muscolare al suo posto, Bigoni come centrale, arriva subito il gol capitolino. Ricci va in profondità, Savelloni aspetta troppo prima di uscire. La gara è riaperta. Ripresa, Lupa Roma padrona del campo, l'Aquila si limita a qualche ripartenza timida, Perrone inserisce Benzaia e Perna per Ceccarelli e Triarico, nessun rischio prima del finale pirotecnico, anticipato dal doppio giallo a Cristiano. Tagliarol tutto solo in area, angola troppo la conclusione da 0 metri 0 ed è un bel sospiro di sollievo.
E poco importa se in ripartenza l'Aquila non concretizza gli ampi spazi, quello che serviva era portare a casa i tre punti. Missione compiuta dunque, ma poniamo due questioni. Saprà non demoralizzarsi lunedì una piazza già poco vicina alle sorti del calcio, poco più di 650 paganti, con l'imminente richiesta di penalizzazione tenendo il morale alto? Seconda domanda, perché Perrone dalla mezz'ora del primo tempo è passato alla difesa a tre, rinunciando alle ripartenze che erano matematicamente vincenti? San Domenico per avere un pochino più di copertura e in effetti da quel momento in poi diciamo che la partita l'abbiamo gestita abbastanza bene, mentre fino a quel momento, cioè dopo il 2-0 comunque loro non hanno fatto niente, però comunque avevano giocato, avevano creato le situazioni, un paio di volte era andata al cross sulla destra e c'era un uomo sul secondo palo libero che era senza marcatura. Invece nel momento in cui siamo passati diciamo col 3-5-2 siamo andati dal punto di vista tattico meglio. Fino a questo momento in cui c'è stato l'infortunio di Mercurio, l'ingresso di Bigoni a freddo e questo gol che abbiamo preso che un pochino ci ha condizionato il secondo tempo. Ecco, c'è però tutto giusto un rovescio della medaglia Perrone, nel senso che con il 4-2-3-1 o comunque prima del passaggio alla difesa 3 l'Aquila aveva una facilità nelle ripartenze che passando al 3-5-2 non ha avuto se non negli ultimi 10 minuti. No, però io sono passato perché stavamo soffrendo. Ultima sul mercato, Pesoli è cosa fatta, potrebbe arrivare anche un terzino Vitturini dal Pescara. Io faccio questa considerazione, lei ha detto in conferenza ieri Sansovini punto interrogativo magari, ma quanto è concreta questa richiesta? No, noi sappiamo che col Pescara c'è un ottimo rapporto tra le società, tra la dirigenza, tra i presidenti, quindi sappiamo che nel momento in cui ci potesse essere un giocatore anche importante loro, che magari da loro può trovare poco spazio, noi sappiamo che magari potremmo provare a prendere, magari potremmo avere un canale preferenziale. Due battute Mancini per chiudere, la prima riguarda un po' la tua stagione, perché quest'anno è un Manuel Mancini stile 3-4 anni fa quanto eri dominante su tutti i campi, cosa è cambiato rispetto agli ultimi anni? Solo la fiducia di Perrone? Sicuramente la fiducia del mister, della società, dei compagni, un insieme di cose che fanno la differenza, quando senti questa fiducia intorno sicuramente puoi fare molto meglio il tuo lavoro. L'ultima, chiaramente lunedì cambierà un po' tutto nell'economia della classifica dell'Aquila, fondamentale sarà l'esperienza di Manuel Mancini e di altri senatori per trascinare il gruppo e non far cadere l'entusiasmo, sei d'accordo? Sì, ci sono molti giocatori di esperienza in questa squadra e speriamo che non sia una bastonata pesante proprio, però so che questa squadra ha il carattere giusto per ripartire e fare bene comunque. Stiamo per andare in Serie D, io però una battuta la faccio. La Lupa protesta per il primo gol che poteva essere fuorigioco. Il primo gol era fuorigioco, però io voglio dire una cosa, per il resto deve prendere con se stesso sbagliare di gol, però l'Aquila secondo me è andata in vantaggio, dopo 16 minuti stava 2-0 e molto probabilmente ha preso sotto gamba la partita. E che cosa succede? Che quando poi la prendi sotto gamba e dopo non è facile. Però il gol primo effettivamente hanno ragione, ci può fare la protesta. Netto, il secondo... Prima di scendere in D, Mirko Mazzagatti, come si fa a giocare, penso ai giocatori dell'Aquila, con questa spada di dover prendere 8, 10, 12 punti di penalizzazione, 15 punti in campo, che fai? Cerchi di vincere? Bisogna non pensarci. Non pensarci e basta. Altrimenti fanno le valigie e vanno a casa già adesso. Cioè, il rischio adesso c'è, quando domani inizi il processo, non inizieranno le richieste. Il calciatore scende in campo deve pensare solo a vincere. Ma non devono guardare solo qua. La Serie B? No, il problema dell'Aquila è che ci sono tante partite in cui, diciamolo onestamente, io capisco in quelle 5 in cui è coinvolta direttamente l'Aquila, ok, ma le altre 9 partite nelle quali Di Nicola, secondo l'accusa, andava a aggiustare partite di altre squadre, insomma, mi sembra appunto un po' assurdo quel niente. Modo. Lo so. Però c'è il discorso della responsabilità oggettiva. A me piacerebbe vedere tutto il panorama. La Serie B. Cosa accadrà? Chi sono i giocatori? Che li fanno i giocatori che sono venuti alle partite col Catania? O si sono fregati i soldi del direttore sportivo? Hanno fatto tutto. Perché qui. Serie D. Oggi c'era il derby. Chieti San Nicolò. È finita nel modo, forse possiamo dire, Gaetano, dico peggiore, per lo spettacolo sicuramente, no? Sì, perché alla fine è uno 0-0 che. Ma cosa serve poi per la classifica? Cioè, rimani là. Serve a poco. Chieti. Serve a poco, il San Nicolò per ricominciare a fare qualche punto pure fuori,
No, mi aspettavo di più da questo derby. Diciamo una cosa, che quest'anno, con quello che ha detto Gravina, che si tornerà a 60 squadre in Lega Pro, tra ripescaggio e quant'altro, i playoff di Serie D potrebbero servire per essere inseriti in una graduatoria di ipotetici ripescaggi. Molte società, penso al Campobasso, che ha iniziato un po' male, poi si sta riprendendo, sta puntando su questo, sì, ci vogliamo arrivare ai playoff per entrare nella possibile graduatoria. Io spero che Gravina, che peraltro stimo moltissimo, cominci a vedere la vera, reale situazione economica della società. Perché quello è il vero problema. È il vero problema, perché una volta che è acclarato che tutte le società, da un punto di vista economico, sono credibili, allora ci sarà un campionato. Facciamo un campionato serio a 60. Perché è vero che lì c'è un regolamento federale che ti dice che tu devi fare il campionato a 60, si è derogato a questo regolamento e si è sceso a 54. Bisognerebbe rimettere mano a quel regolamento. Perché sono arrivati a 54? Perché c'erano molte società che avevano dei grossi problemi economici. E lo vediamo dai punti di penalizzazione che stanno arrivando. Ma portare la Serie C a 60 squadre e poi 20 squadre hanno problemi economici, è meglio andare a 40. Farne 3 da 16, non lo sono d'accordo. Bravo. Vediamo chi è di San Nicolò. Vediamo il servizio, chi è di San Nicolò 0-0. Finisce in parità il tanto atteso derby tra il Chieti e il San Nicolò. 0 gol, alla fine tutti scontenti. Un bel Chieti, nonostante l'inferiorità numerica, un San Nicolò molto disciplinato tatticamente, che ha avuto le sue occasioni, ma che poteva fare qualcosa di più. Moviò la ricca con l'espulsione di Dos Santos e un presunto rigore chiesto dai neroverdi nel secondo tempo. A conti fatti è un punto che serve sì a muovere la classifica, ma che forse scontenta tutti. Il Chieti, che ha provato a vincere in tutti i modi, il San Nicolò, che non ha trovato il guizzo giusto per sfruttare la superiorità numerica. Andiamo in cronaca con le immagini di Antonio D'Ottavio. Occasionissima per il Chieti dopo 11 minuti, il colpo di testa di Fiore da due passi è a botta sicura, ma il numero uno ospite Calore dice no. 21esimo, ripartenza di Cicchella, Bucchi sfiora, Merlonghi fa gol, ma c'è offside. Doppia occasione per il Chieti al minuto 37. Prima Vitale impegna Calore sugli sviluppi, calcia massimo, ma c'è una deviazione, calcio d'angolo. Al 39esimo il primo episodio da Moviola, il primo assistente segnala all'arbitro una gomitata di Dos Santos ai danni di Terrenzio. Rosso diretto e Chieti in 10. Ci sono le immagini, giudicate voi. I neroverdi, nonostante l'inferiorità numerica, partono bene nella ripresa. Fiore, Pennella, Molenda in area, calcia debolmente e regala il pallone a Calore. Il San Nicolò ha le sue occasioni per sbloccare la gara al 24esimo. È Mozzoni con il destro a giro, palla gol per gli ospiti. 29esimo, Merlonghi, punta e salta del grosso, destro basso, palla out. Al 35esimo il secondo episodio da Moviola. Fiore show, poi sinistro, a botta sicura, chiesto il calcio di rigore. C'è solo il calcio d'angolo. Anche qui ci sono le immagini, giudicate voi. Non c'è altro da raccontare. Finisce 0-0, un punto che muove la classifica, ma che forse scontenta tutti. Presidente Pomponi, analisi del derby 0-0 che la soddisfa quanto? Zero. No, siamo soddisfatti in tutto, perché all'ultima partita meritatissima, all'inizio dovevamo vincere noi al 101%, la squadra ha grande carattere, purtroppo l'arbitro, non so cosa abbia visto il guardialinee, mi dispiace anche perché poi queste cose, questo è un malvezio italiano, il fatto che uno appena si toccano si buttano subito per terra e mani in faccia, anche quando guardiamo le partite Serie A che magari toccano sul costato e si mettono le mani in faccia, è una cosa brutta. Spero di sbagliarmi, spero che stasera le immagini possano chiarire tutto, che abbia ragione il numero 5, ma penso di no. Ultima, lo stadio, la gestione, novità, insomma, vedo il sorriso, che cosa ci può dire di nuovo nel 2016? Ci parliamo martedì sera. Ci vediamo martedì in trasmissione. Martedì sera in trasmissione, confermato. Con l'uomo in più nel secondo tempo, forse avete dato la sensazione di essere sicuramente disciplinati dal punto di vista tattico, però potevate provare a spingere un po' di più sull'acceleratore. Guarda, è facilmente spiegabile, quando il campo non ti permette di giocare come siamo abituati noi velocemente, perché ti fa fare un tocco in più, diventa difficile andare a trovare un buco dove far gol. Poi le abbiamo avute situazioni dove lo potevamo fare, siamo stati poco cattivi, abbiamo fatto scelte sbagliate, specialmente nell'ultimo passaggio, però è una partita che a noi ci soddisfa, portiamo a casa un risultato importante, visto quello che abbiamo fatto mercoledì, e quindi continuiamo a lavorare per cercare di arrivare al primo obiettivo il prima possibile. Ronci, il derby da analizzare, io direi che nonostante 50-55 minuti di inferiorità numerica, il Chieti è stato molto propositivo, col piglio giusto e ha fatto una buona partita. Sono d'accordo, abbiamo fatto una partita importante con un avversario forte,
Volevamo vincere anche in 10, ci abbiamo provato, però non era facile, il vento, vento forte e il terreno hanno condizionato un po', secondo me, tutte e due le squadre. È chiaro che poi nelle situazioni, no, di equilibrio, ci sono degli episodi che fanno spostare, no, la partita da una parte o dall'altra. Noi non siamo stati fortunati, sono stati due episodi in area loro, dubbi. Nell'episodio a favore loro l'arbitro ha visto l'espulsione di Doss, quindi gli episodi non ci ha detto non granché bene. Sono curioso di rivedere, però questo non cancella affatto la prestazione dei ragazzi e il piglio che abbiamo. Sono contento perché stiamo ritrovando uno spogliatoio di ferro, uno spogliatoio che è quello che piace a me, quello che ci ha contraddistinto l'anno scorso, e finalmente siamo riusciti a ricompattare questa squadra prima di tutto con degli uomini veri. Una considerazione tattica, Ronci, breve breve per chiudere. Dopo l'espulsione di Dos Santos a me è piaciuto molto l'atteggiamento, perché è stato costretto a mettere Varone come attaccante centrale con Fiore da un lato, poi nel secondo tempo Comini dall'altro, una sorta di 4-2-3 davvero coraggioso. Io volevo vincere la partita. Rientriamo in studio, chiedo a Mazzagatti, tutto gira intorno a quell'espulsione, no? In realtà se ne vedono tante di queste manate, da rosso, non è da rosso, anche oggi so che voi siete incappati in una situazione simile. Sì, noi abbiamo avuto due espulsioni per lo stesso motivo, tra l'altro ci potevano anche stare, purtroppo a volte il giocatore viene preso dall'istinto, però poi paga la squadra e quello è il problema. Forse il Chietin 11 poteva... In realtà le immagini non ci aiutano molto a capire se ci sia stata o meno questa manata. Gaetano, il calcio di rigore che reclama per Chieti era molto attaccato? Era vicino, braccio attaccato, no, sinceramente non avrei dato il rigore. No, ma comunque sì, a proposito di questo, oggi Sky, hai visto? Sì, c'è stato hanno tutto cercato di sminuire. Il post-gara di Inter-Sassuolo è stato tutto dedicato a Vittorio Sassuolo. Invece una bellissima partita. Ma la manata di Berardi. L'unica volta che Berardi non l'ha fatta in maniera volontaria. Boban lo ha detto, dice 99% dei casi lui ha colpa, 1% stavolta no. Prima di salutarci faccio un giro rapido a tutti i nostri ospiti. Parto da Mazzagatti. Che è successo a Cappellaccio a Campobasso? Sì, so che sei molto amico, se l'hai sentito... È successo che la ruota non gira sempre al verso giusto. Non ha girato al verso giusto. Purtroppo non va sempre bene. A prescindere dalle qualità che ha Roberto come allenatore, che sono discutibili. Perché era una grande occasione, no? Ma sì, una grande occasione. Poi io ho sentito durante il ritiro, era felicissimo perché la società aveva messo a disposizione campi di allenamento. Insomma, era una società propositiva, con acquisti, aveva fatto acquisti importanti. Quindi tutto... faceva pensare un andamento diverso, però poi purtroppo è andata così. Ci sono stati dei problemi all'inizio in fase difensiva con Ferrani, che ha avuto questo problemino, è dovuto stare fuori 2 mesi, Gattari 4 giornate di squalifica, mi sembra, sì. All'inizio la squadra ha perso un po' di sicurezza, non ha cominciato a fare i risultati subito, poi qualcosina forse mancava anche lì a centrocampo, e poi è così, insomma. Quando comincia male è inutile. Infatti... Invece è iniziata male e purtroppo, nonostante un po' di illusione, sta finendo peggio la situazione di Giulianova. Guarda, nonostante ci sia stato il cambio tecnico, nel quale io speravo molto. Guarda, e poi è stata una settimana anche strana, doveva arrivare a Bruscato, poi non è arrivato, insomma sembra quasi che ci sia un fuggi-fuggi. Onestamente per me quella è una ferita, perché secondo me Giulianova manca al calcio abruzzese. Però io ricordo le tribune del Fadini, era oggi vedere Giulianova in quella situazione, guarda, non voglio pensare che possa retrocedere, perché poi è difficile... E vediamo la classifica mentre parla Aldo, così... Mi indispone che insomma Giulianova non ci siano, non possono fare 7, 8, 10 imprenditori... Però adesso è arrivato Serraiocco da Pescara. Ma non è di Giulianova, guarda, ci vuole la gente di Giulianova. Solo così, perché veramente io ho un grande ricordo del pubblico di Giulianova e veramente mi dispiace questa situazione. Si era un po' illusi con quella vittoria, la squadra prima di Natale, no? La squadra si era ripresa. Adesso 2 sconfitte, però diciamo anche la verità, ci stanno, 2 sconfitte con Fano e Matelica. Cioè, Fano e Matelica, appunto, ci stanno tutti e due. Anche fanno parte del gioco, no? Fano è una grande squadra, il Matelica anche. Cioè. Gaetano, credi che la Samb sia davvero... alla volta buona, ovvero già ha vinto un'altra volta, poi non sei iscritta, sì. Però pensi che possa salire? Credo di sì, perché il cambio di allenatore, in questo caso Palladini, ha dato veramente la sterzata che non c'era stata all'inizio del campionato, e sarà molto dura per le avversarie riprendere la Samp. Certo, in un campionato, così chiudiamo, davvero clamoroso, perché se voi guardate le prime tre lottano per il primo posto, poi dalla quarta in poi
diciamo che stanno tutte in una zona particolare, perché la sest'ultima è la Canatese a 22 e la quarta ne ha 29, sono 7 punti. Guardate, non vorrei sbagliarmi, guardate il campo basso, 29 punti, che è quarta in classifica. Recanatese, l'ultima che fa i play-out, ne ha 22. Oh, sono tutte squadre tutte lì. Livellate, tra l'altro anche a livello come forza. Come forza, sì. Tutte buone squadre. Guardate il San Nicolò, la Jesina, il Chieti, stanno tutte lì. Forse quelle che hanno qualcosina in meno sono le ultime tre, Agnonese, Giulianova e Amiternina. Sì, forse sì. Vero? Forse sì. Le altre, guardando gli organici. Le altre sono squadre ben messe, dai. Anche la Recanatese è una buona squadra. È una buona squadra, sì. Diciamo che le ultime tre hanno qualche difficoltà e non a caso sono. Serni è una squadra abituata a lottare, una squadra, un campo difficile, sempre. Giocare in Serni non è proprio facile, insomma. Prima di chiudere, mi posso permettere di dare un consiglio alla Teramo Calcio? Vai, così, ritorniamo sul Teramo. No, è così. Io, se posso. Non capisco niente. Io gli consiglierei di riprendere Di Matteo dal Lanciano e prendere Esposito in Materica. Quindi i due nomi. Tenere le noci e Moreo, perché questi due giocatori potrebbero dare grossa linfa a. Segniamoci, teniamo le noci e Moreo, prendiamo Esposito dal Materica. Tenere le noci e Moreo. Prendiamo Esposito e Di Matteo. Consigli per gli acquisti, ci proviamo. Sì, io questo la penso così. Poi ci proviamo, devi farlo. Salutiamo gli ospiti e poi lanciamo tutti i servizi finali. Salutiamo Gaetano Lombardino. Ciao, buonasera, ciao a tutti. Aldo Fattore. Buonasera a tutti. E Mirko Mazzarati. Grazie, buonasera a tutti. Domani leggiamo l'intervista di Gaetano a Campitelli sul centro. Parti per qualche altra vacanza, no? Sei tornato da 20 giorni in crociera. Guarda, posso dire una cosa, se dovesse andare in Porto Discorso me vado un mese in altra volta ai Caraibi. A febbraio. A Mazzacatti facevano in bocca al lupo per il suo mociano. Crepi. Va bene. Saluti al dottor Di Giuseppe. Senz'altro. So che Matelica, il servizio Matelica giornale, è in arrivo. Speriamo di riuscire a proporlo. Intanto Avezzano San Benedettese 1-2, Campobasso Amiternina 2-0 e speriamo anche in Matelica Giulianova 4-0. Ci vediamo domenica. Ancora una sconfitta per l'Avezzano, ma questa volta i biancoverdi non hanno grandi colpe da farsi perdonare. Di fronte avevano un'autentica corazzata, quella San Benedettese, che con questa squadra farebbe sicuramente un figurone anche in Serie C. Prima della partita una maglia biancoverde e una rosso-blu per Roberto Di Nicola, indimenticato bomber sia dell'Avezzano che della San Benedettese, insieme a tanti applausi e a un pizzico di nostalgia per un passato che non c'è più. Hanno dato tutto i marsicani e se soltanto Tabacco fosse stato più fortunato al 93esimo, siamo sicuri che il pareggio sarebbe stato salutato come una vittoria. La differenza l'hanno fatta il superiore tasso tecnico dei rossoblù e le giocate di alcuni singoli che rispondono ai nomi di Titone e di Sorrentino in particolare. Imprendibile il numero 7 ospite che da solo è stato capace di mettere alle corde l'intero pacchetto arretrato dei marsicani. E a fare la spalla a Titone il suo degno compare Sorrentino, implacabile quando si è trattato di metterla dentro. Lucarelli inizia con prudenza e sul terreno pesante dello stadio dei Marzi preferisce l'esperto di Genova come punta centrale, al quale danno una mano ai lati Puglia a destra e Pollino a sinistra. Cornice di pubblico degna dell'avvenimento e l'inizio dell'Avezzano è addirittura spavaldo, perché nei primi minuti i marsicani costringono spesso gli ospiti a restare rintanati nella loro metà campo. La cronaca viene aperta dal tiro al volo di Bisegna su un pallone proveniente da fallo laterale, ma la difesa marchigiana fa buona guardia. Altra bella azione corale dell'Avezzano al 14esimo con Puglia che imposta e poi va anche a concludere, ma il muro avversario tiene botta e poi Di Genova viene pescato in fuorigioco. Opportunità per la Samb al 17esimo, ma Sorrentino si fa ipnotizzare da Davino e poi l'Avezzano si salva con un po' di affanno. A seguire un tentativo di Puglia e uno di Didone e al 26esimo una sventola di Bisegna da 30 metri che obbliga Pegoli a rifugiarsi in corner per evitare guai maggiori. Altri 3 minuti e Sorrentino crossa dal fondo per Titone che dall'interno dell'area piccola cerca la conclusione di Potenza anziché la deviazione di Giustezza e Davino ringrazia il cielo per il pericolo scampato. E in chiusura di tempo, su un errato disimpegno di Sassarini, Davino deve metterci una pezza a colore per evitare il gol sul tiro di Sorrentino. E adesso la ripresa che vede l'Avezzano meno pimpante rispetto alla prima frazione, complice anche la gran quantità di energie spese su quel campo pesante. Nulla di importante fino al 12esimo, quando Titone, sempre lui, in area riesce a difendere un pallone tra due avversari. Sorrentino osserva e coglie l'attimo giusto per sostituirsi al compagno e battere imparabilmente Davino.
Lucarelli a questo punto toglie il peso leggero Pollino e manda in campo il più robusto Di Curzio, che al 32esimo si rende pericoloso con un diagonale che costringe Pegoli alla respinta e sulla ripartenza la Samb coglie addirittura il raddoppio. Titone parte alla sua maniera, entra in area e tira. Un difensore respinge, ma è ancora la punta rossoblu a raccogliere e a battere imparabilmente Davino. L'orgoglio dei marsicani porta Moro a siglare la rete del 2-1 al 40esimo. Il suggerimento è di Bisegna, che dal fondo crossa verso il secondo palo, dove arriva Moro, che si getta in tuffo e di testa riapre il discorso. I marchigiani accusano il colpo e rinserrano le file per cercare di salvaguardare il prezioso vantaggio, ma rischiano in più di una circostanza. Al 46esimo un lancio dalla tre quarti sta per raggiungere Bisegna, che ci prova, ma di più non può fare. Altri due minuti e su calcio di punizione Bisegna costringe in angolo un avversario che mostra chiaramente i segni della paura. L'ultima occasione capita sulla testa di Tabacco, che va alla deviazione, ma la fortuna non è dalla sua e Pegoli ringrazia la buona sorte per lo scampato pericolo. Alla fine i tifosi rossoblu possono festeggiare per un successo che conferma l'assoluto valore di una corazzata che si chiama San Benedettese. Il Campobasso continua la sua serie di risultati positivi, siamo arrivati alla quarta vittoria in 5 partite. Piegata la Miternina, anche se dal punto di vista della prestazione questa volta la squadra di Favo oggi assente in panchina perché squalificato, probabilmente ha fatto un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni. Comunque il Campobasso continua a vincere, continua a incamerare punti e ormai è proiettato saldamente nella corsa per la zona playoff. Davanti il Campobasso in questa partita con le Miternina schiera di nuovo i due nuovi acquisti, Tascini e Gabrielloni, che insieme a Todino vanno a formare il tridente da attacco. Però per vedere la prima azione importante bisogna aspettare 25 minuti e la prima azione importante è degli ospiti. Sulla fascia sinistra infatti la Miternina sfonda, c'è un cross in mezzo col numero 9 d'Alessandris che non riesce ad andare in tapin a porta quasi praticamente vuota, riesce solo a sfiorare la palla e Grillo riesce a salvare proprio sulla linea di porto. Il Campobasso ha il predominio del gioco ma non riesce a sfondare da parte. L'unico tiro verso la porta degli ospiti al 34esimo con Rinaldi da fuori area, il suo è un bel tiro ma la palla va fuori come abbiamo detto. Nella ripresa il Campobasso cerca di partire con più verve, dopo 10 minuti arriva il gol grazie a un incredibile errore in uscita del portiere ospite, si crea una mischia sul quale è molto bravo Di Pasquale a mettere la palla in rete. È l'1-0 che dovrebbe sbloccare il Campobasso, che ripetiamo continua ad avere uno sterile predominio del gioco senza mai rendersi pericoloso, e col passare dei minuti il suo baricentro arretra. Al 61esimo c'è una pericolosa ginnata in area di Torbinone con la palla che sorvola tutta l'area di rigore ma nessuno interviene. Poi al 75esimo davvero va Miternina vicinissima al pareggio con Severini che su punizione sfiora il palo. Questo per tutta la reazione degli ospiti, il Campobasso riesce a amministrare bene. Al 90esimo esatto c'è il gol del 2-0 con Lucchese in contropiede. Dunque Campobasso ancora in risultato utile positivo, rivediamo 4 vittorie nelle ultime 5 partite. Adesso davvero si può puntare alla zona playoff, anche se ripetiamo dal punto di vista della prestazione probabilmente c'è stato un passo indietro rispetto alle ultime partite. È Mateli Casciu al Comunale, dove i biancorossi si impongono 4-0 sul Giulianova in una partita mai in discussione. La rete di Pesarese e la tripletta di Esposito regalano la vittoria ai biancorossi, che così festeggiano il primo successo dell'anno nuovo davanti al proprio pubblico. Un risultato frutto di una prestazione di gran qualità, con Esposito che sforna giocata iosa, ma un'intera squadra che dà lezioni di calcio contro un Giulianova che resiste un tempo e poi si arrende. La cronaca. Nel Materica torna Borghetti a far coppia con Gilardi al centro della difesa a distanza di un mese e mezzo dall'infortunio nel 4-3-3 riproposto da Clementi. Giulianova schierata in campo col 4-2-3-1 con Di Stefano, unico terminale offensivo. La gara si accende al terzo con la punizione dal limite dell'area di Pesaresi che spedisce la sfera sopra la traversa.
è lo stesso a sferrare la rete con una clamorosa occasione che non riesce a sfruttare a dovere. Moretti gli serve un assist perfetto sotto porta, ma l'attaccante si vede scivolare la sfera davanti senza riuscire a colpirla. E ancora Materica al tredicesimo, quando Pesarese riceve palla al limite dell'area al volo, cerca subito la porta, costringendo Ursini a salvarsi in angolo in tuffo. Si fa vedere il Giulianova al ventunesimo con la punizione dalla tre quarti campo avversaria di Pellecchia, che consegna la sfera tra le braccia di Nobile. Il Giulianova ci riprova al 34esimo con un contropiede di Stefano, ma Nobile in due tempi trattiene la conclusione. La risposta del Materica sul fronte opposto è immediata. Esposito avanza da solo e a tu per tu col portiere gli calcia clamorosamente addosso. Ci prova anche Giovannini al 40esimo, ma la sua conclusione esce di poco. Così, mentre stanno passando gli ultimi minuti del primo tempo, al 44esimo con una gran giocata, Pesaresi al volo infila alle spalle di Ursini la rete dell'1-0, mandando a riposo i suoi in vantaggio. Nella ripresa è praticamente un monologo biancorosso. Passano appena 6 minuti ed Esposito, con una punizione magistrale dal limite dell'area, realizza il raddoppio dei padroni di casa. Un Giovannini inarrestabile prova la conclusione al 56esimo dal limite, sferrando però la traversa. La reazione del Giulianova arriva al 57esimo, ancora con Di Stefano, ma da solo in area è anticipato da Nobile, che non gli permette il tiro. È lo stesso Di Stefano a farsi vedere dalle parti di Nobile al 66esimo, ma in area calcia clamorosamente fuori. Quindi si rifà sotto il Materica al 68esimo. Moretti scambia con Esposito, che in area con un perfetto rasoterra infila il gol del 3-0. Non è finita così, perché il numero 10 biancorosso si divora due gol fatti. Prima al 71esimo da solo con il portiere avversario gli consegna la sfera, poi al 77esimo quando, servito da Iachetta, in area a porta vuota spedisce la sfera fuori. L'ultima battuta del Giulianova è la conclusione debole di Giampaolo, che non impensierisce Nobile. Ci pensa invece Esposito a calare il poker sugli abruzzesi all'88esimo, quando Iachetta serve perfettamente Moretti sul limite dell'area, che scambia poi con Esposito e con un preciso pallonetto beffa Ursini, decretando il finale 4-0. Esplode la gioia al triplice fischio in casa Materica per un successo che permette ai biancorossi di mantenere il secondo posto in classifica.